Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. È un po' che non ci vediamo e oggi vi parleremo di un argomento interessantissimo, perché infatti inizieremo una nuova serie di video. Video dedicati al rapporto tra l'italiano e il tedesco, o meglio, dedicati a chi il tedesco vuole imparare l'italiano, agli italiani che vogliono imparare il tedesco. Una piccola premessa: il video parte, si muove ad un livello intermedio, quindi non è per principianti. No. E quindi possiamo subito partire senza perdere altro tempo. Oggi ci occupiamo di verbi transitivi in italiano che invece sono intransitivi in tedesco. Andiamo un attimino a spiegare la cosa. I verbi transitivi in italiano sono quei verbi che la cui azione transita dal soggetto al complemento oggetto. Così facciamo un esempio. Esatto, così dice la grammatica. Semplicemente sono verbi che possono essere seguiti da un complemento oggetto. O se utilizziamo i concetti della grammatica tedesca e anche quella, insomma, italiana e latina, da un accusativo, da un nome o un pronome all'accusativo. Per quelle lingue dove ci sono ancora le declinazioni. Esatto. E quindi io mangio la mela, guardo un video, vedete? Oppure io incontro Luca, io quindi lo incontro, o io incontro lui. Oppure io vedo Maria, io la vedo, o io la vedo, io vedo lei. Maria, risponde alla domanda chi che cosa. Esatto. Che cosa mangi la mela? Alcuni di questi verbi, che sono ad esempio, adesso ne vedremo alcuni con un po' più di calma, però sono aiutare, ascoltare, incontrare, minacciare, ringraziare. In tedesco, vedremo come si traducono, vogliono il dativo. Spieghiamo, vuoi spiegare tu un po' meglio? Sì, vengono seguiti dal dativo e questo può provocare anche una difficoltà, perché nel momento in cui io penso in italiano ma traduco la frase in tedesco, mi viene automatico utilizzare l'accusativo. E sbaglio, perché invece con questi verbi, che vi diremo dopo, il caso che viene utilizzato non è l'accusativo ma il dativo, cioè in italiano il complemento di termine, risponde alla domanda a chi, a che cosa. Quindi non chi che cosa, ma a chi, a che cosa. Esempio, abbiamo detto aiutare, in tedesco helfen. Io aiuto te, non dico ich helfe dich, che sarebbe l'accusativo, ma ich helfe dir, dir, perché dir è il dativo. Esattamente, sono quei classici errori, diciamo, di interferenza che normalmente gli studenti da una parte e dall'altra fanno. Tendiamo sempre a tradurre, magari conosciamo il lessico, abbiamo imparato il verbo per esprimere un concetto, ma lo traduciamo con la grammatica della nostra Muttersprache, della nostra lingua madre. Ecco. Quindi invece dobbiamo imparare che esistono delle differenze. Primo, di cui vi ha parlato Laura, è appunto il verbo aiutare. In italiano io ti aiuto, quindi aiuto più accusativo. In tedesco invece ich helfe dir, quindi ricordiamoci che dobbiamo metterci un bel dative. Aiuto la mia amica. Ich helfe meiner Freundin. Esatto. Che tradotto sarebbe aiuto alla mia amica. Insomma, in italiano evidentemente suona strano, suona sbagliato. Un altro verbo interessante è il verbo ascoltare. Quindi se io ti dicessi ascoltare qualcuno bene, però, ascoltare qualcuno. Ascoltami bene. Come tradurresti tu questa frase? Allora, qui usiamo hör mir zu. Ok, quindi il verbo non è il semplice hören, ma il zuhören, quindi l'ascoltare qualcuno, e il tedesco dice hör mir zu, mette un dativo, dove l'italiano invece mette un accusativo, quindi ascoltami, invece il tedesco dice ascolta a me, se volessimo tradurlo, diciamo. E vogliamo fare la differenza però tra zuhören e hören. Hören è anche ascoltare, sentire, però se viene utilizzato come verbo transitivo, quindi mi ascolti, hörst du mich? Hörst du mich? Non so, magari al telefono, mi ein senti Lied. Bene? O da hast du das Lied gehört? Ok? Quindi il verbo hören è transitivo, invece zu hören è intransitivo. Andiamo avanti, un altro verbo, vediamo un po'. Il treffen, incontrare, verbo importantissimo, no? Ieri ho incontrato il mio amico, la mia fidanzata, qualcuno in strada. E in tedesco c'è un verbo che si chiama treffen, jemanden treffen. Treffen è transitive, also ein transitives Verb, quindi va benissimo con l'accusativo. Ich habe dich getroffen. Ma esiste anche un altro verbo che è begegnen,
che invece ha una grammatica completamente diversa rispetto a quella italiana. Infatti il verbo begegnen, che vuol dire proprio incontrare, tipo incontrare in strada, vuole il dativo della persona e, pensate un po', vuole anche l'ausiliare, vuole il verbo sein. Quindi se noi pensiamo in italiano, io ho incontrato, che ne so, la direttrice a scuola, devo dire ich bin der Direktorin begegnet. Quindi dobbiamo pensare in modo completamente diverso. Ci mettiamo un dativo e anche il verbo ausiliare non è più il haben, sondern ist sein. Okay? Esatto. Andiamo avanti con il verbo ringraziare. Ok, ringraziare. Io ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato. Anche qui ho detto ti, quindi un accusativo in italiano. Ringrazio Paola, ringrazio la mia migliore amica. In tedesco invece il verbo è danken, danken, quindi danken, ich danke dir. Ich danke meinem besten Freund für seine Hilfe. Quindi viene seguito dal dativo. Quindi è importante pensarci, perché a volte in automatico si traduce riportando, come diciamo prima, facendo quel lavoro di trasposizione della propria lingua. Ok, un altro verbo, attenzione adesso, un altro verbo importante, che è il verbo folgen, significa seguire. Anche qui io ti seguo, assolutamente transitivo in italiano. In tedesco folgen, tedesco, vuole il dativo, also ich folge dir. Ok, ich folge meinem Bruder, ich folge meiner Schwester. Quindi devo, attenzione anche questa ulteriore Kleinigkeit, questa piccola differenza, che però se dobbiamo scrivere in tedesco, se dobbiamo passare una certificazione linguistica, queste cose sono rilevanti, esattamente, perfetto. C'è qualche altro verbo, Laura, di cui vogliamo parlare? Questo qua che può essere utile. Contraddire. Il contraddire, no? Io ti ho contraddetto, lui mi ha contraddetto davanti a tutti. Come funziona in tedesco? Anche questo verbo viene seguito dal dativo. Quindi widersprechen, widersprechen è il verbo e viene seguito al dativo. Warum widersprichst du mir die ganze Zeit? Ok, perché mi contraddici sempre? Attenzione, una Kleinigkeit per gli italiani. Questo widersprechen non si scrive wieder, come quindi nuovamente, ma invece si scrive con la semplice W-I. C'è ancora l'ultimo, l'assistere qualcuno, che appunto in italiano transitivo, mentre in tedesco anche qui dobbiamo dire jemandem beistehen. Beistehen c'ha l'idea di stare presso qualcuno, il bei significa stare vicino a qualcuno, e quindi il tedesco sente probabilmente la necessità di aggiungerci un complemento, io sto vicino a te, anche in italiano. Quindi il verbo beistehen, stare presso qualcuno nel senso di assistere, ancora una volta vuole anche questo il dativo, quindi jemandem und nicht jemanden, attenzione a queste. E poi un altro verbo interessante è il verbo minacciare. Drohen. Drohen. Eine Drohung è la minaccia, ad esempio. Jemande, attenzione, in italiano io ti minaccio, io ho minacciato il professore perché mi ha dato un brutto voto, ho minacciato il vigile. Il mio vicino di casa. Ancora una volta in tedesco vuole il dativo, quindi è jemandem drohen, ok? Ja gut, dann wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr auch etwas Neues gelernt habt und wir sehen uns bald wieder. Okay, tschüssi, ciao ragazzi, tschüss, alla prossima. Alles Gute. Ciao ciao.